eccoci arrivati a Pordenone in occasione della nona tappa del reality shop di Bricofer. Pordenone, Friuli Venezia Giulia, concorrenti friulani, curiosi di vederli? Sì, andiamo a vedere la loro scheda. Ermenegildo Dall'Armi, età 58 anni, professione pensionato, originario di Pederobba, Treviso, vive a Fontana Fredda, Pordenone. Daniela Dall'Armi, età 58 anni, professione operaia, originaria di Pederobba, Treviso, vive a Susegana, Treviso. Ed eccoci qua con la prima coppia di oggi di concorrenti da Pordenone, sono due cugini. Che vivono qua in Friuli Venezia Giulia, originari del Friuli Venezia Giulia. Chi è dei due l'esperto di bricolage? Ma l'esperto di bricolage non tanto, mi adatto, insomma faccio qualcosina, faccio del mio meglio. Per hobby, sì, perché abbiamo un ex maresciallo dei carabinieri, vero? Se non si diceva era meglio, adesso mi vergogno un po' di più. Vabbè, comunque facciamo vedere come oggi è giornata della Festa della Repubblica, quale sì. Occasione per insomma, esatto. Salutiamo anche tutte le forze armate. Senti, adesso però ci occupiamo di bricolage, tu invece come te la cavi? Preferisci fare la spesa, immagino. Più o meno. Vabbè, comunque servirai anche tu, perché dobbiamo fare la spesa all'interno di questo punto vendita e cercare di acquistare tutti gli oggetti che vi daremo nella lista della spesa. Ok, siete pronti? Fase 1. Eccoci, un momento importante è quello della scelta della busta. Per scegliere la busta abbiamo bisogno di una valletta. E dunque chiamiamo la nostra Vania. Ciao Vania. Allora, abbiamo due buste, prova 1 e prova 2. Chi facciamo scegliere? Siamo i cavalieri? Ok, prova 1 e prova 2. Scelto la 2? Ok, confermi? Scelto la 2. Ok, prova 2 scelta, fase 2. Ecco, siamo arrivati al momento della consegna della busta. Vi ricordo, cari concorrenti, che da questo momento avete 2 minuti di tempo per aprirla e scoprire che cosa dovete acquistare all'interno del punto vendita. Ok? Grazie. Va bene. 3, 2, 1, via. Grazie. Aspettate a ringraziare, che vediamo cosa... Allora, dovete acquistare del legno, della carta da decoupage, della colla, delle vernici, delle forbici. Allora, avete a disposizione un trapano, un avvitatore, un set di punto trapano avvitatore, un segreto alternativo senza le lame e un martello. Vi suggeriamo di costruire una mensola, una cassetta porta gioie. C'è un assegno all'interno, vediamo quant'è, 70 euro. Ok, partiamo? 3, 2, 1, 10 minuti a questo momento, via! Mi viene a chiedere perché... La colla. Vi ricordo che potete votare i nostri concorrenti andando sul sito www.bricofer.it nella sezione vote vinci. Fantastici premi tutti per voi. Guarda attorno. Se qua mi fai una... Però dopo devi metterlo così, perché non è... Vai ragazzi che avete 2 minuti di tempo, ancora. Sei veloce che 2 minuti. Quante ne hai prese tu rispetto? Buongiorno. Grazie. Bene, andiamo a vedere se avete rispettato il nostro budget di 70 euro. Vediamo. 40. Colla. Dato anche con la vernice 57 61. Ragazzi, siete stati veramente bravissimi. 63 e 3 centesimi. Ok, i nostri concorrenti hanno speso 63 euro e 3 centesimi, hanno superato la loro fase 3. Via. Grazie.
ragazzi, avete ancora 6 minuti di tempo. Vediamo che vi siete dimenticati il pennello, ma avete trovato un ottimo sistema per spalmare la colla e via. Poteva andare anche meglio. Poteva andare anche meglio, però il tavolino non è venuto male, devo dire la verità. Carino. Va bene, fase 4. Allora ragazzi, è stata un'esperienza bellissima. Io ringrazio la Brick of Fire che ci ha dato questa possibilità di fare questa esperienza. Io e mia cugina ci siamo divertiti tantissimo. Provate, venite al Brick of Fair, fate di tutto e vogliamo vincere la macchina, è chiaro, siamo qui per questo oggi, siamo qui per questo, quindi bravi, bravi tutti e grazie mille, grazie, grazie mille.